Buongiorno e benvenuti alla redazione del TG Med. Una dozzina di arresti sono scattati a Ragusa nei confronti di presunti trafficanti di droga nordafricani. Al blitz hanno partecipato un centinaio di carabinieri. L'operazione ha smantellato due distinti gruppi di narcotrafficanti, tutti di origine maghrebina e particolarmente attivi a Vittoria e Scoglitti nella compravendita di grossi quantitativi di droga, in particolare hashish e cocaina. I rifornimenti però di stupefacenti avvenivano a Palermo. Prosegue anche oggi la maratona dell'Assemblea regionale siciliana per approvare la manovra finanziaria. Tra le norme approvate c'è quella tanto contestata sui forestali che nei giorni scorsi aveva creato frizioni tra il presidente della regione Crocetta e il suo partito, il PD. Il governo alla fine si è arreso e ha riscritto il testo dopo essersi confrontato con i sindacati. Ai forestali andranno 180 milioni di euro con un taglio di 50 milioni rispetto all'anno scorso. Vengono bloccati per due anni gli aumenti contrattuali, mentre arriva il via libera al turnover partendo dalle fasce più deboli. Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici per raggiungere il posto di lavoro, al centro di forti polemiche arrivano le restrizioni: la distanza non potrà essere superiore ai 15 chilometri. L'ARS oggi torna a riunirsi per tentare di approvare il più presto possibile la manovra finanziaria, dato che si rischia di andare all'esercizio provvisorio. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha sequestrato beni per un valore di 45 milioni di euro riconducibili all'imprenditore Paolo Farinella. I beni sono dislocati tra Caltanissetta, Palermo e provincia, Roma, Livorno e Catania. Il sequestro riguarda in tutto 10 imprese, 25 fabbricati, 150 ettari di terreno e conti correnti. La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per Massimo Ciancimino con l'accusa di calunnia aggravata e rivelazione di segreti inerenti a procedimenti penali. Le persone offese sono un funzionario barese dei servizi segreti e l'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro. Le accuse di rivelazione di segreti inerenti a procedimenti penali riguardano invece informazioni fornite da Ciancimino a decine di giornalisti sul contenuto delle dichiarazioni rese alla magistratura. L'udienza preliminare nei suoi confronti è stata fissata per il 4 febbraio. La polizia di Palermo continua a indagare sul furto alla piscina comunale dove alcuni vandali avrebbero fatto irruzione portando via 17.000 euro, ovvero gli incassi dell'impianto. Dopo la denuncia del furto è scattata la sospensione per due dipendenti dell'ufficio cassa della struttura. Quel denaro infatti non sarebbe dovuto rimanere in un cassetto dell'ufficio e due sarebbero stati allontanati proprio per non avere rispettato quest'ordine. Infatti, piuttosto che trovarsi nella cassaforte, erano stati conservati in un semplice cassetto. Intanto, oltre all'indagine interna al comune, prosegue anche l'inchiesta della magistratura. Noi per il momento ci fermiamo qui, vi ricordo l'edizione di pranzo del TG Med come sempre alle 13.35. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.